Buongiorno amici, ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi ci troviamo a Bienno, in provincia di Brescia, nella media Val Camonica. E c'è una piccola novità da dirvi, non sono da solo questa volta perché il percorso non sarà molto impervio e quindi con me c'è... lei! Dovete sapere che quando c'è borgo c'è monia, quando ci sono trekking un po' preferisco stare a casa. E la nostra visita parte dalla statua del Cristo Re. Questa bellissima statua del Cristo Re, tutta in oro zecchino, è opera dello scultore d'Arfense Timo Bortolotti, voluta dalla comunità per commemorare i Patti Lateranensi. Con i suoi 8 metri d'altezza domina dal 1930 tutta la Val Camonica. E dopo 14 ore, Rallo è qui! Grazie, grazie. Effettivamente ha una storia da raccontare. Sì. Che è successo? Sì. Vogliamo dirlo. Diciamo. Un incidente. Aspetta, diciamo. Devo chiudere la telecamera? Sì, forse sì. Dopo la visita alla statua del Cristo Re ci siamo spostati in questo posto meraviglioso, siamo all'eremo dei Santi Pietro e Paolo e ci dicevano che la costruzione di questo luogo è legata al personaggio di Sant'Antonio da Padova, che probabilmente passò di qui proprio per fondare questo luogo religioso. Qui all'interno della struttura ci sono circa 50-60 posti letto dove chiunque può venire a ritrovare nel profondo la propria spiritualità. Non è un luogo turistico, ma si viene qui proprio per stare in silenzio e per ritrovare se stessi, ritrovare qualcosa di profondo all'interno della propria anima. Qui nel chiostro piccolo possiamo trovare una serie di piante come la menta, la salvia, fanno un profumo pazzesco. Questo qua è il chiostro grande, guardate che bello. Che panorama fantastico che si vede da qui su, dall'eremo. Tutta la vallata. Ci siamo fermati qui al Parco d'Osso, poco fuori il borgo, e finalmente si mangia. Anche perché stavamo morendo di fame. Ragazze, ragazze, ci sta provando con voi? Mezz'ora. Cioè, ma mezz'ora. Incredibile, gli faccio gli eventi e questo è grazie. Cioè, scusami. Non me ne devi. Dopo, lascia stare le ragazze. Ci sei, non vengono più. Non vorrei dire, ma è lo stile. Cioè. Abbiamo appena finito di fare la nostra pausa pranzo in questo posto meraviglioso, immersi nel verde, e tra poco ci spostiamo là a visitare il borgo di Bienno, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Appena arrivati al Museo della Cucina ed è un museo appunto dove lavorano il ferro al maglio, infatti la Val Camonica è conosciuta anche come la Valle del Maglio, è una pratica molto antica che tutta diciamo la valle praticava. Bienno è penso l'ultimo, l'unico borgo che continua questa tradizione e non so se sentite in sottofondo ma stanno lavorando il ferro, quindi mi sono un attimo spostata e vi stavo dicendo che con la produzione industriale ovviamente questa antica pratica è stata un po' abbandonata, tranne a Bienno dove appunto questi
signori stanno portando avanti con orgoglio questa tradizione. Il maglio è questo martellone di circa 2 tonnellate che viene azionato dalla forza motrice esterna del fiume, il vaso re, tramite questa grossa ruota idraulica. Il movimento alternato del maglio batte sui pezzi di ferro precedentemente riscaldati nel forno per dare forma agli oggetti metallici. È un'antichissima tradizione di cui non si conosce con esattezza l'origine. Forse romana, forse etrusca, chissà. Però Bienno la riesce a conservare intatta nel tempo. La particolarità di Bienno è trovare lungo la strada tantissime fontane. Guardate, Fontana 1. Giustamente, come si chiama questa via? Via Fontana. Fontana 2, Fontana 3, Fontana numero 4. Sono alla ricerca della quinta fontana. Vediamo se la troviamo qui nei prossimi vicoli. L'ho trovata. Fontana numero 5. Effettivamente è geniale, al posto della tettoia, guarda qua, metti un ombrello. Allora qua stiamo cercando di boicottare l'evento e la nostra guida per lo spritz. Però mi sa che lei, guardatela qua. Il problema è che sono io che la voglio più di tutti. È lei che sta, vuole boicottare il tutto, è lei che vuole lo spritz. Poi in realtà lo vorrei anch'io lo spritz. Però ore 5 e lo spritz ancora niente. Stiamo soltanto contando fontane. Però Bienno molto bella. Una caratteristica particolare di Bienno è che ci sono tantissimi lavatoi distribuiti per tutto il paese. Questo perché fino al dopoguerra le persone non avevano acqua corrente in casa, quindi li utilizzavano sia come lavatoi sia come fontane per qualsiasi necessità. Ora adesso chiediamo alle ragazze se sta piacendo questa gita a Bienno. Ragazze, vi sta piacendo? Molto bello! È bravo Vita in Viaggio? È bravo Vita in Viaggio? Siamo alla ricerca disperata di un bar. Qualcuno ha trovato un bar? Ogni tanto una gioia. Si beve lo spritz. Salute! E finalmente dopo questo spritz posso chiudere qua questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento. E condividetelo con quante più persone possibili. E vi do appuntamento al prossimo video. Di raccontami un viaggio.